Ciao Cubers, a grande richiesta, ecco come rimuovere un logo stampato su un cubo. Io sono Zamu e benvenuti nel mio Cubing Lab. Eccoci qua, grande richiesta sotto molti commenti. Negli ultimi video mi è capitato di leggere varie volte la richiesta di fare sto video perché in tanti non sanno come fare ed effettivamente tanti cubi ormai, soprattutto quelli della Moyu, ma ad esempio anche la Gun ormai sta facendo così, stampano direttamente sulla plastica il logo. In generale non è un problema che mi affligge particolarmente per quanto riguarda il mio logo, che metto semplicemente sopra il loro, ma va detto che qualcuno i loghi se li fa stampare direttamente trasparenti, per cui ecco, in questo caso sì, è un problema. E non può essere messo ovviamente su un'altra plastica, perché per la VCA vi ricordo che su ogni cubo ci può essere un solo logo su uno dei centri. Ma in generale, perché c'è bisogno di rimuovere il logo dal centro del cubo? Perché ormai da diversi anni per la VCA, per tutti gli eventi blind, ovvero quelli in cui i cubi si risolvono da bendati, perché al tatto possono essere riconoscibili e quant'altro, quindi cerchiamo di capire come rimuovere un logo nel caso in cui non si trovi su un adesivo da staccare, per cui il cubo si ripulisce con molta facilità, ma come in questo caso, questo è un Super RS3M, è stampato sul cap centrale. Il cubo che ho qui alla mia destra, come vedete, non ha un logo perché l'ho già rimosso esattamente con questo metodo. Ve lo mostro da vicino, il lavoro è fatto abbastanza bene, non si notano dei segni particolari e vediamo come ho fatto. Per fare questa piccola mod vi occorrerà un piccolo oggetto tecnologico un po' costoso, lo so, però l'obiettivo è importante. Voi volete fare blind con questo cubo e non potete farlo perché viola le regole VCA. Quindi vediamo questo attrezzo tecnologicamente avanzato e molto costoso. Eccolo qua, parliamo di una gomma da cancellare, ovviamente di queste che hanno il lato blu, quello leggermente più duro. Ecco, questo è quello che utilizzeremo. Molto semplicemente andiamo a cancellare il logo dal cubo. Non è una cosa velocissima, ci vuole un po' perché si consumi la scritta. Ovviamente è possibile utilizzare della carta vetrata sottile e quant'altro, sicuramente ci mettete meno tempo, però è anche vero che andate a rovinare molto di più la plastica. Invece in questo caso questo è veramente delicato e difficilmente andrete a graffiare la plastica. Ok, potete già vedere una parte cancellata, io ho passato la gomma in questa zona e per ora ho eliminato questo pezzo di logo. Andiamo avanti. Ok, ci siamo. Ecco qua il cap centrale senza il logo stampato. Rimettiamo i cap a posto, a questo punto non so quale sia di uno e quale dell'altro, ma sono lo stesso cubo a parte ovviamente il ball core, e quindi abbiamo i cubi utilizzabili in blind. Ed ora parliamo di questo problema qua. Ora vi faccio una domanda e sarei curioso di conoscere il vostro pensiero nei commenti. Ultimamente tantissimi cubi stanno venendo prodotti con il coat UV, ovvero uno strato trasparente di questa sorta di gel che dovrebbe essere quello che si usa per fare le unghie. Non che sappia di cosa sto parlando, però a grandi linee è questo. E questo strato dovrebbe garantire un miglior grip delle dita. Nel mio caso non lo fa, ma a tanti cuber sì, quindi ok. Complessivamente sembra che stia piacendo, anche se tante volte, se un cubo buono viene prodotto esclusivamente con il coated UV, non avremmo mai la controprova se mettessimo il cubo in due varianti con o senza UV coated. Quindi diciamo che sto dato lascia il tempo che trova. Ma al di là di questo, non voglio parlare di UV coated in questo momento, ma voglio parlare del problema che genera questo trattamento che viene fatto ai cubi. Ovvero è impossibile togliere il logo ad un cubo UV coated. O meglio, non è impossibile. Tutto si può fare, siamo andati sulla Luna, ovviamente siamo in grado di rimuovere quello strato di UV coated e rimuovere di conseguenza il logo come abbiamo appena fatto in questo video. Ma rimuovere il logo non serve solamente a quei malati come me che vogliono metterci il proprio logo e così via. C'è un'esigenza VCA, cioè alle competizioni, qualsiasi evento da bendato, che sia il 3 blind, 4 blind, 5 blind, oppure il multi blind, in tutti quegli eventi il cubo deve essere privo di logo e non deve avere nessun tipo di superficie tattile riconoscibile dal cuber da bendato. Detto ciò, la stragrande maggioranza dei cubi migliori sul mercato in questo momento hanno un logo stampato sulla plastica. Il VR V9
Se uno vuole comprare quello con 20 magneti con tutte le caratteristiche top, lo può prendere esclusivamente UV coated. Il Super Weilong con 20 magneti con tutte le caratteristiche al top lo si trova esclusivamente UV coated. Non mi vorrei sbagliare, ma gli ultimissimi gun si trovano solo in quella versione. Se mi sto sbagliando sui gun, perdonatemi, non ho verificato, ma il concetto rimane lo stesso. Perché le case produttrici continuano a produrre dei cubi UV coated senza fornire un cap bianco alternativo senza il logo? Perché? Non ha un senso. Perché secondo me stiamo privando tanti top speedcuber che si occupano di blind di poter scegliere tra una vasta gamma di cubi top, perché ovviamente non potendo rimuovere il logo quel cubo è illegale per la VCA. Ci sarebbero due soluzioni per utilizzare ad esempio un Super Weilong super top con 20 magneti bla 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 in blind. Il primo, che è quello che sto provando a fare io, che è quello di ordinare come pezzo di ricambio un cap bianco non UV coated, quindi a quel punto rimuovo il logo e poi lo strato di UV coat lo farei fare a qualche ragazza che si occupa di unghie da donna e gli farei mettere uno strato di UV coat, appunto questa sorta di gel che poi si mette sotto una lampada UV per un tot di minuti, si asciuga e rimane esattamente come il cubo. Perché? Avere il centro riconoscibile, quindi senza UV coated, sarebbe illegale per il blind. Quindi lo stesso problema lo avremmo se riuscissimo ad eliminare quello strato di UV coat e poi eliminare il logo. Il centro bianco diventerebbe riconoscibile al tatto. Ora, ok, nel caso mio specifico di qualunque blindfolder medio o anche scarso non cambia letteralmente nulla, però uno che è già un po' più avanzato, se magari si è dimenticato quanti M2 ha fatto per gli spigoli, ecco, magari toccando può riconoscere qual è il giallo e qual è il bianco e togliersi il dubbio, quindi sarebbe un problema. Per cui niente, io non so perché non ci sia una rivolta nel mondo dello speedcubing per questa cosa, ovviamente sono ironico, però non ne sento parlare e questa cosa mi incuriosisce molto, quindi ditemi la vostra, ditemi che ne pensate. E magari chi fa blind, sono curioso di sapere che soluzioni trova, quindi se per blind utilizza un altro cubo solo perché non ha il logo e quindi si limita nella possibilità di scegliere il cubo con cui si trova meglio in blind, o non saprei. Ditemi voi, io per ora da diversi anni avevo il Gun 11 Mini Pro come main, tuttora è ancora il mio main, sto cercando di capire quale cubo della Moyu possa sostituire quel cubo, se ci riuscirà. E come vi ho detto ne ho uno non UV coated, perché quel cubo non veniva prodotto UV coated, per fortuna. Ho chiesto un cap di ricambio a Z-Cube, ho levato il logo e quindi ho il cap intercambiabile per il blind. Adesso però sto cambiando main. Metti che il Super Weilong diventi il mio nuovo main, che se la gioca bene potrei anche prenderlo in considerazione, vedremo insomma nelle prossime settimane che accadrà. Io non potrò usarlo in blind, a meno che non riesca nell'operazione difficilissima di rimuovere il logo dal centro non UV coated e poi riesca a fargli fare uno strato di quel tipo lì. Ovviamente proverò prima su un Meilong e poi se ne riparlerà. Però ecco, io sono un malato di mente e so benissimo che questo tipo di cose che sembrano folli alla fine in qualche modo le faccio. Però un cuber medio non ha voglia di sbattersi a destra e a manca per fare queste operazioni qua, quindi automaticamente un sacco di cubi top di gamma non possono letteralmente essere utilizzati da un cuber. Non so se mi sto perdendo qualcosa, se mi sta sfuggendo qualche cosa, se in realtà questo è un falso problema ed esiste già una soluzione, perché non mi sembra di averne sentito parlare, ma sono molto curioso, quindi se avete qualcosa da dirmi sull'argomento scrivetelo nei commenti. Mettete like, iscrivetevi, mi raccomando condividete il video, supportate il canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!